Da Sondrio e dal Bosaggia, passando però anche da Morbegno, da Cosio Valtellino, un po' da tutti i comuni della provincia di Sondrio. Vorrebbe quasi di dire che tutto il mondo è paese, e lo è anche nelle cose negative. Sono sempre di più le denunce, le lamentele per quanto riguarda i vandalismi e i furti di fiori nei nostri cimiteri. A Morbegno, ma non solo, questa incivile consuetudine sembra non essere un gesto isolato, ma una pratica che va avanti nel tempo. La precedente amministrazione comunale si era già adoperata per mettere un freno a vandalismi e furti sulle tombe. Nel frattempo è cambiata la guida della città, ma purtroppo il problema resta. Da diversi anni purtroppo io sto segnalando all'amministrazione comunale precedente prima e a questa poi il fatto che ci siano molti furti all'interno del cimitero. Purtroppo non ho mai avuto risposte concrete, mi è sempre stato detto che era in programma di mettere delle telecamere, ma al momento non ci sono neancora. Ho messo un post su Facebook sul gruppo Morbegno in Comune e ho ricevuto diverse testimonianze di diverse persone che lamentano la stessa cosa. E c'è chi invoca il posizionamento di telecamere come unico deterrente a questi vandalismi e ai furti. La mamma di un bambino di 3 mesi che mi dice che vengono sottratti i giochini dalla tomba del suo bambino. Quindi questo mi sembra proprio indice di un degrado molto alto. Il sindaco mi ha risposto dopo il post dicendo che sono in programma la posa di queste telecamere. Spero che avvenga il più presto possibile e che questa cosa metta un freno. Il problema è stato sollevato a Morbegno e su Facebook la discussione ha animato le pagine di Morbegno in Comune, ma purtroppo non è un caso isolato. Dopo che io ho messo quel post su Facebook, diverse persone mi hanno contattato anche non di Morbegno, dicendo che anche nei loro cimiteri purtroppo succedono le stesse cose. Credo che sia proprio una questione di malcostume. Alla fine rubare è sempre, diciamo, non giustificabile. Rubare in un cimitero è assolutamente assurdo, però purtroppo diciamo che c'è proprio questa inciviltà che ci porta a fare queste cose probabilmente. E se la vergogna per gesti del genere non vi basta, sappiate che il reato di vilipendio nei luoghi di sepoltura è severamente punito dalla legge.